Migranti no alla realizzazione di un CPR in Toscana, discusse e votate in aula tre mozioni sull'argomento, approvata a maggioranza quella del PD, respinte quelle di Fratelli d'Italia e Lega. Enogastronomia a Montaione, la 30ª edizione di Tartufesta tra sapori e cultura. Al via la 9ª edizione di Food and Book a Montecatini Terme, presentato il festival in programma fino al 29 ottobre, dedicato al libro e alla cultura gastronomica. Approvata a maggioranza dall'aula del Consiglio regionale della Toscana la mozione del PD, primo firmatario e capogruppo Vincenzo Ceccarelli, che impegna la Giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà a ogni ipotesi di CPR, centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio regionale. 24 i voti a favore, PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. 12 i voti contrari, Lega e Fratelli d'Italia. Respinte invece le mozioni presentate da Fratelli d'Italia in merito all'adesione della Regione Toscana all'Intesa Nazionale sui Migranti e quella della Lega in merito all'istituzione necessaria di un CPR in Toscana. La prima mozione è stata illustrata da Vincenzo Ceccarelli. Sentiamo il suo commento. Noi stiamo assistendo al fallimento della politica migratoria e della gestione dell'immigrazione da parte di questo governo, e quelle che erano le loro ricette, vale a dire la chiusura dei porti, si stanno rivelando, come era evidente, solo cinica propaganda elettorale. Oggi sono al governo e non sono in grado di gestire questo fenomeno, che è un fenomeno strutturale che non va affrontato, non può essere affrontato solo a colpi di emergenza, a colpi di decreti che uno dopo l'altro si rivelano assolutamente inefficaci. Gli sbarchi sono più che raddoppiati in questo anno rispetto agli anni precedenti, e il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non coinvolge assolutamente i sindaci, le amministrazioni locali, le regioni, se non perché le problematiche gli ricadono addosso nel momento in cui questa gestione diretta dal Ministero alle prefetture si riversa sui territori senza che gli amministratori locali siano preventivamente coinvolti. La seconda è stata illustrata da Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia. Sentiamo le sue parole. Sì, sul tema del CPR ormai ne parliamo da mesi. Ancora una volta il Partito Democratico in Regione Toscana sceglie di non assumersi la responsabilità, appunto, di scegliere, di dare una risposta a tutti quei cittadini che oggi percepiscono il tema dell'immigrazione come un tema che si lega indissolubilmente anche al tema della sicurezza. Avevamo proposto che ci fosse un impegno formale dal Consiglio regionale fino alla Giunta a sottoscrivere gli accordi con il Governo nazionale, che appunto aprissero la possibilità alla Toscana di avere anche delle risorse da appunto investire sul tema immigrazione, a prescindere dalla questione CPR o meno. Sappiamo tutti che i numeri sono numeri difficili da sostenere, sono numeri che non possono essere compatibili con il sistema dell'accoglienza diffusa. Il tema è talmente serio che oggi comincia, diciamo, ad essere impellente scegliere anche di fare il CPR. Purtroppo la Toscana ancora una volta si pone a blocco contro il governo nazionale, lo fa per un pregiudizio esclusivamente ideologico, non rendendosi conto che questo approccio in realtà è distante anni luce rispetto a quella che è la percezione del tema che hanno i cittadini. La speculazione che si fa sul tema immigrazione ormai è sotto gli occhi di tutti, si richiama costantemente alla responsabilità del governo nazionale, quando sappiamo bene che per decenni il messaggio che è stato mandato dai precedenti governi di centrosinistra è stato quello per cui in questo paese si potesse arrivare in modo indiscriminato attraverso i barconi, perché tanto qualcuno avrebbe soccorso nel Mediterraneo. Questo ha lasciato la strada aperta a favorire anche un traffico illegale. Oggi si richiama l'attenzione su questo tema in modo molto più forte anche in Europa. Dire che il governo non sta facendo niente su questo credo che sia concettualmente sbagliato e soprattutto privo di qualsiasi onestà intellettuale. La terza è stata illustrata dalla consigliera Elena Meini della Lega.
Sentiamola. Sì, per noi è fondamentale fare un CPR in Toscana e non lo dice la Lega, ma lo dicono anche i prefetti, per un tema di sicurezza, perché è troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza, invocare il ministro degli interni per un aiuto, chiedere al governo che intervenga. Anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al ministro Piantedosi, del sindaco Nardella. Però quando il governo chiede, Toscana, facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un CPR, la risposta è no. La sicurezza parte e passa anche da un CPR. In Toscana il CPR lo faremo, in Toscana il CPR il governo lo farà naturalmente perché arriveremo anche ad un accordo con la regione Toscana, a un accordo su dove il CPR nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'ANCI, perché c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi. Pensate a quante ore la nostra polizia, i nostri carabinieri trascorrono in macchina portando un singolo immigrato in un CPR che è molto distante dalla Toscana. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di più sicurezza, abbiamo bisogno di più militari. Il governo risponde sì ogni qualvolta la regione o i sindaci, senza distinzione di colore, chiedono un contributo o un intervento da parte del governo. E questo deve essere reciproco. In un CPR non ci deve essere ideologia, non ci deve essere idee che si cerca di trasmettere ai propri cittadini dicendo che sono luoghi di disumanità, perché così non è. Le tre mozioni hanno impegnato l'Aula in una lunga discussione sulla questione immigrazione e sull'opportunità di realizzare un CPR in Toscana. Sentiamo adesso il commento da parte di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia. Esiste un'emergenza che mi auguro tutti, contrari e favorevoli al CPR, vogliano riconoscere, ovvero quella di allontanare dal nostro paese chi entra in Italia per delinquere. Io mi auguro che al di là del dibattito sul CPR sì, CPR no, vi sia questa esigenza condivisa. Se una persona entra in Italia, compie un reato, deve essere espulsa. Per poterla espellere serve una struttura in cui metterla in attesa di espulsione, il CPR è questo. Io stamani mattina ho ascoltato in aula persone che parlavano di ragazzi da accogliere, che vengono a farsi la seconda vita in Italia, che devono avere una seconda opportunità, ragazzi che sono arrivati e grazie alle strutture d'accoglienza hanno conseguito la patente di guida. Tutto bello. Non stiamo parlando delle stesse persone. Il CPR è una struttura che serve a contenere chi delinque. Chi viene in Italia a cercare di prendersi la patente di guida è liberissimo di continuare a farlo. Chi viene in Italia per spacciare cocaina al parco delle Cascine, no. Io faccio un esempio, vado lungo, ma permettetemi di farlo. Io non sono mai stato un fan a prescindere del CPR. Non ho mai pensato che il CPR risolvesse i problemi, tutti i problemi, fosse la panacea di tutti i mali. La scorsa settimana a Firenze un signore ha preso a botte un anziano di 92 anni per strada in pieno giorno per rubargli l'orologio. Questa persona, due giorni prima, aveva fatto la stessa identica cosa col priore di Santo Spirito. Se in Toscana avessimo avuto il CPR, dopo il primo reato, questo soggetto stava all'interno di un CPR. Se stava all'interno di un CPR, non pestava a sangue un 92enne per rubargli l'orologio. Ecco perché siamo a favore del CPR. E adesso le parole del portavoce dell'opposizione, Marco Landi, della Lega. La Toscana è una delle regioni governate dal centro-sinistra che in Italia non vuole i centri di permanenza per i rimpatri, che sono quelle strutture che devono mantenere per un breve periodo di tempo gli irregolari, che sono chiaramente delle persone che devono essere rispedite a casa loro, nel loro Stato. Questo è un no ideologico da parte di chi amministra questa regione, perché il governo sta cercando, attraverso l'attuazione di questi CPR in nuova veste, tra l'altro anche finanziando e dando la possibilità di migliorare queste strutture e dando possibilità anche di maggior
maggiore spesa per la, la permanenza di queste persone all'interno del CPR. Si parla di criminali, di persone che non possono stare nelle carceri a spese degli italiani, ma che se entrati regolarmente devono essere rispediti a casa loro. Purtroppo spesso vediamo anche dalle cronache dei giornali che molti irregolari poi compiono dei crimini e anche molto gravi, come gli omicidi o come l'aggressione di qualche giorno fa che abbiamo visto a Firenze ai danni di un 91enne per togliergli l'orologio. Poi quella persona, quell'irregolare, quel criminale ha anche avuto nei confronti di un parroco atti di violenza. E adesso sentiamo il commento di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Ma questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centrodestra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, i sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa, provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi, e questa è una risposta che serve da parte del governo, e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lager in Toscana, laddove concentrare un numero indiscriminato, diciamo, di persone che vengono accolte, giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta. Serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente. Infine il commento di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Allora, noi abbiamo partecipato al dibattito in aula, che è stato un dibattito illuminante, anche evidenziato la diversità di visione proprio del mondo da parte del centrodestra e parte del centrosinistra, e ho tenuto a riportare la discussione anche sulle cause del fenomeno immigrazione, perché da parte del centrodestra sembra molto semplice la soluzione, cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema, si riportano tutti a casa loro e finisce qua. Ecco, invece il problema nasce anche a livello europeo, non sono stati in grado, nemmeno ora che sono al governo, a far rivedere il trattato di Dublino, che è così fortemente penalizzante per l'Italia, ma soprattutto non si affronta il problema umanitario. Ecco, qui è stato palese la diversità di differenze e di sensibilità fra la destra e il centro-sinistra. Io vorrei però evidenziare, come ho fatto anche in aula, che forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro-sinistra è un problema e soprattutto un grave errore. Tra sapori, cultura, esperienze ed escursioni torna Tartu Festa con la sua 30ª edizione a Montaione, nel cuore della Valdelsa fiorentina. Si tratta della kermessa autunnale che ha come protagonista il celebre tubero bianco, che ha il suo culmine nel fine settimana del 28 e 29 ottobre. In programma eventi di cooking show, l'aperitartufo, degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali, ma anche il mercatino di arti e mestieri, escursioni e visite guidate. Sentiamo le parole del vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Siamo ben lieti di ospitare l'amministrazione comunale e ringrazio il consigliere Sostegni per aver promosso questa iniziativa, che ha una storicità indubbiamente importante, 30 anni, su un prodotto di eccellenza del territorio toscano che è il tartufo. Quest'anno la festa si svolgerà in due giorni, il primo dedicato al coinvolgimento dei giovani, il secondo giorno la domenica è la festa vera e propria. Sappiamo bene che ci sarà l'aperitartufo, il cooking show e i vari stand espositivi. Sarà una festa, direi un trionfo del tartufo, il tartufo di Montaione, che è molto apprezzato. Ci eravamo prefissi
l'obiettivo di aprire il palazzo per accogliere le iniziative più caratteristiche e più importanti del territorio toscano, indubbiamente Tartufo Festa è tale. E adesso il commento su questa iniziativa da parte del consigliere regionale Enrico Sostegni. La 30ª edizione, quindi una lunga tradizione, e Montaglione è uno dei comuni più belli della Toscana. Arrivi a Montaglione e già capisci quali sono le caratteristiche della nostra regione per il paesaggio, per la capacità d'accoglienza dei turisti, con questa manifestazione anche quali sono i prodotti del territorio toscano e di Montaglione, quindi una grande occasione per tutti quanti e per i molti visitatori della nostra regione per andare a Montaglione a Tartufo Festa. Grazie. E adesso il commento su questa nuova edizione, la 30ª, da parte del sindaco di Montaglione, Paolo Pomponi, e del vice sindaco e assessore allo sviluppo economico, Luca Belcari. È la festa per eccellenza, celebriamo il nostro prodotto più importante, che è il Re Tartufo Bianco, di grandissima qualità, e quindi per noi è l'evento clou della nostra stagione, diciamo. Celebriamo una bellissima festa, poi la festa di comunità oltretutto. C'è la tradizione, la continuità nelle bellissime iniziative che come amministrazione mettiamo in campo. Quest'anno credo le cose più interessanti e nuove siano un bellissimo spazio per i giovani, il sabato, che quindi è una cosa molto interessante, proprio dedicata ai più giovani, e poi per i bambini la domenica c'è un'attività proprio dedicata ai bambini, e poi abbiamo anche il sabato pomeriggio proprio per i giovani una sorta di talent show con dei giovani artisti che si esibiranno in piazza, e poi la domenica c'è la tradizione di celebrare il tartufo nelle sue varie forme e tutti gli altri prodotti tipici della nostra zona, insomma, che è caratterizzata da qualità enogastronomica indubbiamente di altissimo livello. 30ª Festa del Tartufo di Montaglione, Tartufo Festa, è un'eccellenza del nostro territorio, è la festa di punta del comune di Montaglione, che è uno dei borghi più belli d'Italia. La domenica è un evento che coinvolge tutto il borgo con gli stand gastronomici, e naturalmente all'interno della Piazza della Repubblica abbiamo i nostri tartufai che vendono il nostro prodotto per eccellenza, che è il tartufo bianco. Sempre in Piazza della Repubblica ci sarà lo stand gastronomico, che quest'anno verrà gestito dal centro commerciale naturale Borgo Alto, e poi ci saranno varie attività che sono, a partire dalla domenica mattina, le attività sul territorio, per vivere il territorio, che sono quelle a cavallo nelle zone tartufigene, un'escursione a piedi sempre nelle zone tartufigene, e poi le attività gastronomiche ci sono durante tutta la domenica. Il sabato sera, sabato pomeriggio dalle ore 17, poi c'è una, diciamo, un'anteprima più giovane, un'anteprima molto musicale, sempre con il tema del tartufo, legata a un contest, diciamo, musicale, accompagnato dai nostri prodotti d'eccellenza, che naturalmente sono sempre il tartufo, i salumi e i formaggi del nostro territorio. Torna a Montecatini Terme Food and Book, la manifestazione con scrittori e autori che nei loro libri raccontano il cibo, e chef che il cibo lo presentano con le loro ricette e spesso in libri di successo. Il festival Food and Book, la cultura del cibo, il cibo nella cultura, si svolge fino al 29 ottobre a Montecatini Terme. L'affascinante cornice Liberty della città toscana ospiterà la 9ª edizione del festival, che quest'anno si svilupperà in più sedi: le Terme Tettuccio, sede tradizionale del Festival Food and Book, le Terme Tamerici e il Palazzo del Turismo, edificio del secolo scorso che dopo anni di inutilizzo è stato recuperato dall'amministrazione comunale. È una delle manifestazioni eccellenti della nostra regione, ha detto Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. La cultura del cibo e il cibo nella cultura, un binomio assolutamente vincente che fa di Food and Book una delle manifestazioni eccellenti della nostra Toscana. Quest'anno è arrivato alla 9ª edizione e siamo lieti come Consiglio regionale di ospitare la presentazione qui presso la prestigiosa sede del Consiglio regionale della Toscana.
e posso dire che quest'anno c'è stato un ulteriore avvicinamento tra il territorio anche di Montecatini e il Consiglio regionale. Consideriamo infatti che Galileo Chini, che è particolarmente importante per le sue opere a Montecatini Terme, è stato riconosciuto tra i grandi toscani di questa annata. Quindi un collegamento tra il territorio di Montecatini e il Consiglio regionale che si rinnova. Siamo tutti molto curiosi di questa edizione di Food and Book anche dal punto di vista programmatico culturale, perché si tratterà di temi molto seri, l'olio che è sicuramente uno dei prodotti identitari della nostra Toscana, e il tema del lavoro nella ristorazione e nel turismo. Non sempre è facile trovare delle figure professionali in questi settori, e quindi ecco, si collegherà l'attenzione per il mangiare anche a temi culturali e politici che sono sicuramente molto importanti. Il festival è un evento di grande importanza, ha aggiunto la consigliera Luciana Bartolini. Beh, sicuramente, specialmente in questa occasione, questo evento Food and Book è molto importante per la città di Montecatini. Io dal mio punto di vista la vedo importante perché vengono coinvolti l'Istituto Alberghiero, che è diciamo un'eccellenza di Montecatini, e l'Istituto Agrario, che è a Pescia ma è comunque un'eccellenza della Val di Nevole. I ragazzi dell'Alberghiero saranno dappertutto e cucineranno anche per le persone che potranno andare a mangiare nella sede appunto della Querceta, che è la vecchia sede dell'Istituto Alberghiero. Un'edizione che arriva dopo il periodo del Covid, nella quale affronteremo temi importanti per la città, ha detto Alessandro Sartoni, vice sindaco di Montecatini Terme. L'edizione che viene dopo il lungo periodo del Covid, l'anno scorso abbracciò anche il tema Ucraina e Russia, è un'edizione molto centrata sui temi dell'attualità. Parleremo dell'olio, che è un tema identitario per la città e per la Toscana, parleremo dei problemi che il mondo dell'oreca, della ristorazione, degli alberghi, dei pubblici esercizi hanno rispetto al tema lavoro, e questo lo faremo con degli interlocutori piuttosto importanti. Questo nell'ambito di quello che poi Food and Book è stato e sempre si ripropone di essere, cioè un momento di incontro tra la cucina, gli assaggi, la presentazione di libri che chiaramente girano intorno al tema del cibo, confermando quello che Montecatini fa e intende fare, cioè cultura per almeno 9 mesi l'anno. Food and Book è un po' la chiusura del momento di fine stagione, cioè Food and Book, poi le nostre strutture restano aperte per il comics e poi planiamo un po' riposando al momento natalizio, dove la città si riattiva e si riaccende. Quindi con Food and Book si chiude un percorso piuttosto lungo che era cominciato a fine inverno con la premiazione di Alan Friedman come premio giornalismo Montecatini 2023, e poi con la venuta a Montecatini sempre di Bocelli, insomma. La continuità del festival è nel rapporto tra cucina e libri, ha detto Sergio Auricchio, direttore del festival. Dunque, questa edizione si caratterizza intanto per avere intanto, diciamo, le cose che sono la continuità. La continuità è il rapporto tra cucina e libri e cultura. Questo è il punto di forza del Festival Food and Book. Festival Food and Book che si caratterizza con un sottotitolo, con un claim che è la cultura del cibo, il cibo nella cultura, che rappresenta un po' questa idea. Praticamente chi partecipa? Partecipano chef famosi che cucinano e raccontano il cibo con le loro cucine, e scrittori che nei loro libri in qualche modo trattano il cibo. Quindi sono sia autori che scrittori. Questa è l'impostazione. La novità di quest'anno è l'attenzione forte per quanto riguarda il lavoro dei giovani. Come è noto, c'è difficoltà oggi a trovare nei ristoranti, negli alberghi, il personale per il servizio. Cosa che però ci siamo domandati, è strano che nelle scuole alberghiere
circa il 70% va a fare un altro lavoro, cioè chi esce dalla scuola alberghiera studia per fare, per lavorare nelle cucine, nei ristoranti, negli alberghi, e poi va a fare un altro lavoro. C'è qualcosa che non funziona, e su questo tema ci sarà un incontro, un convegno a Montecatini durante il Festival Food and Book. Infine le parole di Domenico Monteforte, scrittore, che presenterà durante il festival la pubblicazione L'arte in cucina. Allora, il focus di quest'anno dell'arte in cucina praticamente è tutto sui dolci, quindi abbiamo in copertina la pasticceria Marchesi di Milano, Gruppo Prada. All'interno ci sono una serie di ospiti, all'interno del libro, intendo dire, il settimo volume, ci sono una serie di ospiti da Gianmarco Tognazzi, Alessandro Borghese e molti altri, quindi devo dire che in questi anni abbiamo intervistato Bruno Vespa, abbiamo fatto tanti nomi e tanti personaggi estremamente importanti della cultura e dell'enogastronomia italiana. È un libro che sposa l'arte con la cucina, quindi gli artisti italiani con le eccellenze enogastronomiche del nostro paese. Credo che sia un prodotto editoriale estremamente interessante e per fortuna, insomma, sta andando molto bene. Da questa collana è nata un format televisivo che va in onda su Gambero Rosso da 3 stagioni, quindi insomma è una produzione diciamo editoriale piuttosto importante, ecco.